Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video spacchettamento haul perché ho acquistato dal sito di Machillalia ancora una volta e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. Se in questo video mi vedete di un colore strano e diverso dal solito è perché ho messo per la prima volta nella mia vita l'autoabbronzante, ve ne parlerò credo nel video dopo di questo, non lo so, comunque vedrete presto il video. Non sono super esperta nel mettere l'autoabbronzante, quindi se vedete robe strane tipo macchie qui o sulle mani, ve ne parlerò nel video appunto dell'autoabbronzante. Non lasciate commenti strani qui sotto, era la prima volta che lo mettevo e quindi non sono stata così tanto brava. Però iniziamo subito a spacchettare il pacchettino. Machillalia è un sito su cui mi piace moltissimo comprare perché sono super efficienti, i prezzi dei prodotti nella maggior parte dei casi sono abbordabili, hanno anche cose più costose, però si trovano un sacco di cose a prezzi buoni e quindi mi piace un sacco acquistare su Machillalia. I pacchetti arrivano prestissimo, sono incartati molto bene, non mi è mai capitato di trovare nulla di rotto, facciamo le corna magari, sta qui dentro, però in generale credo sia un sito davvero buono ed efficiente sul quale acquistare. Ci credete che ho fatto l'ordine qualche giorno fa e non mi ricordo che cosa ho preso? Succede anche a voi? Vi prego, ditemi di sì. Allora, come al solito c'è tutta la fattura dell'ordine, ci sono anche altri foglietti qui dentro. Vediamo di che cosa si tratta. Allora, un foglietto che dice della nuova maschera per i capelli di Garnier. Un foglietto che dice di L'Oreal Men e non mi interessa. Un foglietto... no, questo qui è un campioncino, ovviamente anti-rughe per gli uomini, quindi me ne farò nulla, non me ne farò nulla. C'è anche un'altra cosa qui. Ah, c'è anche un... vi pareva, mi scrivono messaggi sempre quando inizio a registrare i video. E poi c'è il campioncino della maschera dei capelli, appunto di Garnier, che sicuramente proverò perché mi piacciono un sacco le maschere per i capelli. E come al solito, se superate, più o meno ho capito che funziona così, anche se non ne sono sicura, se superate 50 euro vi mettono anche le caramelline della Haribo, che però io non mangio perché non è che mi piacciono tanto. Passiamo a quello che ci interessa davvero. Qui dentro c'è tutto quello che ho acquistato, vedete è incartato molto bene in questa carta con le bolle che adesso scoppierò. Allora, vediamo se riesco a tirare fuori le cose così tipo pesca. Ah, si è aperto anche l'orologio. No ragazzi, ho fatto un disastro. Ho rotto tutto, cazzo. Allora, le uniche cose che non dovevano cadere sono cadute ovviamente, e questo è il tappo di un fondotinta che si è sfracellato per terra. Fantastico, ok. Allora, iniziamo a vedere che cosa ho preso. Devo fare danni come sempre, se no non sono contenta. Siccome mi piace un sacco, spero che non si sia rotta anche la bottiglietta, il fondotinta di Milani Conceal and Perfect, che è quello che indosso anche in questo momento, però in inverno non riesco a trovare disponibile la colorazione chiara, ho scoperto che acquistare fondotinta chiari in estate è molto più semplice, cioè non li compra nessuno. Quindi finalmente sono riuscita ad acquistare il fondotinta Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation più Concealer nel colore 00B, che è il colore chiaro a base gialla. Quello che ho su in questo momento è il colore a base gialla più chiaro che c'era fino più o meno all'anno scorso, però come vedete non è che è così chiaro. Quindi finalmente sono riuscita a prendere questo colore, però non ha più il tappo, mai usato e non ha più il tappo. Altro fondotinta che ho preso e che volevo da un sacco di tempo ma non riuscivo mai a trovare disponibile è il fondotinta di LA Girl, il Pro Coverage HD Foundation Longwear Illuminating Foundation. Cioè, no, High Def, sì, vabbè, ho detto foundation due volte, mi sa che non c'era scritto. E questo qui, come vedete, è nel colore bianco, sì, si chiama White proprio il colore. E questo qui l'ho preso per due motivi. Uno, perché il colore più chiaro dopo di questo è il Fair, ma praticamente è un colore che potrebbe andare bene per me in questo momento che sono finta abbronzata e appunto d'inverno non può andare bene, è troppo scuro, quindi miscelandolo con il bianco riuscirò ad utilizzarlo anche in questo inverno. E poi perché questo colore può essermi utile per schiarire qualsiasi altro fondotinta che risulti troppo scuro per me. Adesso, senza fare danni, cercherò di prendere altri prodotti. Ho preso questo qui, che dovrebbe essere una specie di gloss di quelli che fanno l'effetto pieno sulle labbra, non so se pizzichi realmente
o se è tipo semplicemente il nome del prodotto. Praticamente è di Milani e si chiama Keep It Full e dice Nourishing Lip Plumper, quindi in teoria dovrebbe appunto dare questo effetto di labbra più voluminose, però ora voglio aprirlo e voglio provarlo se riesco. Il colore che ho preso io è lo 01 Champagne, c'erano un sacco di colori carini. Allora, l'applicatore è fighissimo, è tipo gigante come il correttore quello di Tarte che vorrei tantissimo. È bellissimo! Che vorrei tantissimo provare. Allora, il colore è splendido, fantastico, mi piace un sacco. È opaco, cioè, ovviamente è un gloss, ma non contiene glitter, anche se guardando qui dalla scatolina si vedono glitter, ma una volta applicato non ce li ha. È molto facile da applicare con questo applicatore, però mi viene in mente che se avete delle labbra molto molto sottili può risultare difficile perché ovviamente l'applicatore è gigante. Comunque, il colore è bellissimo, probabilmente lo vedrete nei preferiti di questo mese perché già me ne sono innamorata, è esattamente quello che volevo. Yeah! Non siete contenti quando ordinate qualcosa su internet, poi lo aprite e risulta proprio come speravate fosse? Forse penso di aver azzeccato anche tutti i verbi, quindi non me lo scriverete qui sotto come sempre. Allora, poi ho preso un correttore che volevo provare da tantissimo tempo, finalmente mi sono decisa a prenderlo perché, tipo, non lo so, ho visto un post su Facebook che c'era scritto: questo è il correttore preferito da non mi ricordo neanche chi. Siccome lo volevo provare da ormai anni, mi sono. Ragazzi, il gloss sta iniziando a pizzicare leggermente, sento un effetto mentolato, quindi potrebbe davvero dare l'effetto voluminoso alle labbra. Stiamo a vedere che cosa succede fino alla fine del video, vi terrò aggiornati. Il correttore in questione è il correttore di LA Girl Pro Concealer High Definition Concealer. Ok, si chiama così ed è fatto in questo modo, cioè praticamente ha una specie di come si chiama? Di pennello, mi viene in inglese. Il colore che ho preso io è Porcelain, speriamo vada bene, vediamo, lo mettiamo qui. Sì, mi sembra che come colore, ora sulla mia mano con tutto l'autoabbronzante messo a cavolo, sembra chiarissimo, però sicuramente per il viso, vedete che è un po' più chiaro, andrà sicuramente bene. Poi ragazzi, ho preso un mio vecchio amore, cioè se tipo mi seguite da lo so quanti anni, da quando ho aperto il canale, già l'avete visto questo prodotto, lo utilizzavo tantissimo, poi siccome Bourjois non era reperibile in Italia, non l'avevo più comprato, adesso l'hanno messo su Maquillage e quindi ho detto dai, riproviamolo, vediamo se è una roba che mi piaceva soltanto anni fa o se mi piace anche adesso. Sto parlando della terra di Bourjois che si chiama Bronzing Powder, non lo so, si chiama Bronzing Powder. È praticamente quella fatta a forma di tavoletta di cioccolato e ha l'odore di cioccolato, se non ricordo male, ovviamente tipo cioccolato chimico, non è, non so, cioccolato Perugina. Sì, l'odore non è che è di cioccolato, però è buono, mi piace un sacco. Siccome non ho ancora trovato una terra che proprio mi faccia dire wow, questa è la terra più bella del mondo, sono curiosa di riprovarla e vedere che cosa ne penso. L'ho presa nel colore 52, purtroppo è disponibile solo in due colori, 51 che è più arancione e 52 che dovrebbe essere leggermente più rossastra, diciamo, non a base così tanto arancione. Altro prodotto che ho preso è sempre di Milani, ho preso un sacco di roba di Milani, sto parlando di, come ti chiami? Hypnotic Lights Holographic Eye Topper ed è praticamente, diciamo, simile a quelli di Stila che sono usciti. Avete presente che Stila ha fatto i glitter, diciamo, in questo formato che vi ho fatto vedere un sacchissimo questo inverno, mi ho fatto una testa così con quei glitter. Stila ha tirato fuori anche dei topper tipo olografici o comunque luminosi e Milani ha fatto questo qui che dovrebbe essere qualcosa di simile. Vediamo, vediamo. Wow, luminosissimo. Wow. Ragazzi, no, non lo vedete da così lontano. Aspettate che cerco di farvelo vedere più vicino. Metti a fuoco la mano. Ok, guardate. Credo che non lo vediate bello come lo vedo io nella realtà, ma è super luminoso. Contiene anche i glitter.
Sono curiosissima di provarlo, voglio vedere che effetto dà sugli occhi, ma soprattutto se va a rovinare gli ombretti sotto o se fa un bel effetto. Prossimo prodotto, parliamo sempre di un correttore. Questo qui sono ben curiosa di più di provarlo, perché è il correttore di Bourjois Healthy Mix Concealer. Sapete quanto io adoro il Bourjois Healthy Mix Foundation, cioè tipo il mio fondotinta numero uno di sempre. E ovviamente della linea Healthy Mix c'è anche il correttore, c'è anche la cipria e non so se ci sono anche altre cose. Quindi voglio provare, volevo prendere anche la cipria, non mi ricordo, non credo di averla presa, ma siccome già avevo speso abbastanza, ho detto vabbè, quella la proviamo al prossimo ordine. Prima di tutto proviamo il correttore, sono super mega curiosa. Questo qui l'ho preso nel colore 51 Light, che è il più chiaro, gli altri mi sembravano troppo scuri. Vediamo, adesso lo swatchiamo anche questo. È picciolissimo, ragazzi! Cioè, tipo, non lo so, più piccolo del correttore di Maybelline. Sì, il colore è molto simile a quello di LA Girl, solo che quello di LA Girl ha un sottotono più rosato e si è asciugato quasi del tutto. Vedete, questo è quello di LA Girl. Aspettate che metta a fuoco qui. Questo invece è quello di Bourjois, che ha un sottotono più giallo. Vediamo, vediamo, vediamo. Così vi faccio il video sui correttori, finalmente, lo so, ve l'ho promesso. Però vorrei provarne un po', vorrei riuscire a provare a comprare e a provare anche quello nuovo di Nabla. Sono super curiosa perché ovviamente l'hanno fatto simile a quello di Tarte, anche nell'aspetto, e quindi vorrei provarlo. E poi vi faccio il video dei correttori, finalmente vi dico quali sono i miei preferiti, quali sono quelli da evitare assolutamente, quali sono quelli così così, insomma, vi dico tutto come al solito. Altro prodotto che ho preso è sempre di, indovinate, Milani. Esatto, volevo provare un po' di novità a Milani, e questo qui si chiama Hypnotic Lights, cioè sempre della stessa linea di questo coso qui. E praticamente è Holographic Lip Topper questa volta, quell'altro è Eye Topper, questo è Lip Topper. E credo sia anche dello stesso colore, no vabbè, questo è 04 Luminous Lights, questo, anche questo è Luminous Lights, praticamente dovrebbero essere dello stesso colore, sempre a base rosata con un po' di glitter. Ora non voglio metterlo sopra questo gloss perché è bellissimo questo gloss che ho messo e sta continuando a darmi l'effetto mentolato, leggermente pizzicoso sulle labbra. Una cosa totalmente piacevole, non è tipo super mega mentolato o pizzica che non si sopporta, anzi devo dire con questo caldo è anche molto piacevole. Sì, se riesco ad aprirlo ve lo sguoccio, aspettate. Ce l'abbiamo fatta, finalmente sono riuscita ad aprirlo. Sì, è praticamente quasi identico all'altro, vedete, quello sotto è il lip topper, quello sopra è l'eye topper. Diciamo che quello sotto è leggermente più freddo, contiene più lilla, quello che va messo sulle labbra, rispetto a quello degli occhi, però molto carini. Credo che i prodotti siano quasi terminati, mi hanno infilato dentro anche un braccialetto di Machillalia. Oddio, è rimasto l'ultimo, l'ultimo prodotto in realtà non è neanche per me, ma è per mia mamma, che è il rossetto liquido Mega Lust di Wet n Wild nel colore Rebel Rose. Vi ricordate che li avevo testati e recensiti quest'inverno, credo, e praticamente Rebel Rose alla fine mia mamma, che bello, gliel'avevo regalato, l'ho finito e mi ha detto mi raccomando quando fai l'ordine riprendimelo, quindi eccolo qui, gliel'ho ripreso. Per oggi sono terminati tutti i prodotti all'interno della bustina di Machillalia, ne ho sfondato qualcuno, altri sono integri. Come al solito vi farò sapere che cosa ne penso di tutti i prodotti nei prossimi video. Fatemi sapere se c'è qualche prodotto in particolare che vorreste vedere in azione o di cui siete super curiosi. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, se così è stato. Ricordatevi di spolliciare lì in su o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!